Loredana Lecciso, un caratterino da infarto per Albano. Attesissima la presenza di Cancelletto Loredana Lecciso a Domenica Live, puntata del 15 aprile 2018. La showgirl e giornalista, ex compagna di Albano Carisi. È stata invitata da Barbara D'Urso per difendersi dalle accuse, anche un po' gonfiate dai media, rivolte a lei da Albano tramite il settimanale di Pooh, che mostra in copertina l'immagine provocatoria e beffarda di Albano e Romina Danzanti. Loredana Lecciso stanca dei gossip al vetriolo. La Lecciso era già entrata nell'occhio del ciclone di questo triangolo amoroso con Romina Power, e si era confidata giorni fa con il settimanale Chi dicendo: "Non è piacevole per i miei figli sentire in TV, seppure ironicamente, Romina che dice di essere innamorata di Albano, secondo me lancia un messaggio sbagliato". Il leone di Cellino San Marco ha fatto un'altra delle sue gaffe, scatenando anche le ire dei fan sul web. Lui, lei, l'altra, le schermaglie amorose proseguono a colpi di magazzine e dichiarazioni. Addossare la colpa del suo infarto a Loredana è stato poco carino, ma spesso si fraintendono le dichiarazioni rilasciate durante una intervista. Bisognerà attendere la controparte a ribattere al riguardo, magari nello stesso salotto della D'Urso. Infatti, si legge la famosa accusa nell'articolo pubblicato sulla testata di Alessandro Maier: "È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l'infarto. Io non l'accuso, ma le nostre tensioni erano diventate insopportabili. Non sarebbe stata Loredana a provocare il malore di Carisi, quanto la tensione provocata dalle loro divergenze caratteriali". Loredana Lecciso e Romina Power rivali per amore. Albano ha avuto con la Lecciso due figli. La relazione è andata avanti per un bel po' tra litigi, ripicche, ritorni di fiamma, ma come tutte le storie burrascose è arrivata al punto di non ritorno. Albano e Romina sono tornati in televisione insieme da 3 anni ormai e anche sul palco hanno ripreso le loro tournée più forti di prima, uniti dal ricordo di La nostra canzone d'amore che va appunto la felicità. La serenità del ritrovato rapporto tra gli ex fidanzati modello della penisola non è piaciuta alla Lecciso, che ha abbandonato Cellino San Marco lo scorso dicembre 2017 per una pausa di riflessione personale. La presenza di Romina Power alla cena natalizia in famiglia non ha contribuito a spegnere le fiamme della gelosia e di certo non ha aiutato il fatto di averla invitata all'ultimo secondo alle nozze di Christel. Ed ora come finirà questa titanica battaglia tra ex? Tutti sintonizzati su Canale 5 da domenica a pranzo.